Liberi di imparare, una bellissima e particolare mostra qui a Villa Vallero, organizzata grazie al grande impegno della Proloco di Rivarolo. Sì, Liberi di imparare, l'antico Egitto nel carcere di Torino. È una mostra che nasce dalla collaborazione tra il Museo Egizio, la Casa Circondariale Lo Russo Cotugno e il Garante delle persone che hanno perso la libertà di Torino. L'idea nasce nel 2018, questa è la seconda edizione e grazie all'interesse dell'UMPLI che ha proposto al Museo Egizio di rendere itinerante per le 8 province della regione Piemonte questa mostra, ci siamo candidati per la città metropolitana di Torino è stata scelta la Proloco di Rivarolo e quindi la città di Rivarolo e abbiamo deciso di ospitare, grazie anche all'amministrazione comunale, questa mostra all'interno di Villa Vallero. Un grande orgoglio, un grande lustro in questa bellissima villa. Un grande orgoglio, un grande lustro, siamo l'unica tappa della provincia di Torino di questa mostra, quindi un grande orgoglio. È un progetto di inclusione sociale perché grazie a questo progetto, questa mostra, i detenuti si sono resi disponibili come dire, ad essere reintegrati nella società attraverso la realizzazione delle opere, delle copie che come potete vedere sembrano gli originali, talmente sono fatte bene. E siccome la Proloco, uno degli obiettivi che ha è un'associazione di promozione sociale, quindi collabora con le associazioni e quando ci sono questi progetti di inclusione è sicuramente pane per la Proloco, quindi siamo molto contenti di poterla ospitare, siamo molto contenti di essere stati scelti per ospitarla. Tra i vari laboratori che intendiamo proporre, nel senso che abbiamo invitato le scolaresche a venire a vedere questa mostra, mettendoci in contatto con i dirigenti, stiamo cercando di organizzare una serata con un egittologo che venga a Rivarolo a raccontare un po' dell'Egitto in forma non troppo scolastica ma un po' più da curiosi della possibilità dell'Egitto. Il primo laboratorio che è partito con la comunità La Torre Anfas perché abbiamo chiesto ai ragazzi ospiti di questa comunità se avevano piacere di come dire, tradurre con il metodo facile da leggere, perché questo è un metodo che serve a semplificare e rendere accessibili le informazioni a tutti, perché tutti hanno diritto di capire quello che stanno vedendo. E loro, con molto entusiasmo, devo dire, a partire da Elio Spezzano, ma anche a tutti i loro come dire, collaboratori, ma anche e soprattutto i ragazzi, partono proprio oggi per produrre questa traduzione che noi poi metteremo su un pannello e che formerà parte integrante della mostra. E quindi nelle prossime 6 tappe nella regione Piemonte ci sarà anche quel cartello lì che spiega il significato della mostra con questo metodo di scrittura che in inglese è easy to read, in italiano è facile da leggere. Se volete venire a visitarla, grazie anche al lavoro dei volontari del Servizio Civile Universale che la Proloco ospita ormai da oltre 10 anni nella città di Rivarolo, è possibile visitarla dal martedì alla domenica dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18. La Proloco sarà impegnata anche la prossima domenica, 14 novembre, per il mercatino del Bialtagambe e il Piazza del Burro. Ritorna finalmente, Covid permettendo, ma ormai siamo nell'imminenza quindi non dovrebbero esserci sorprese, il mercatino dei Bialtagambe, il mercato della Piazza del Burro, la Sagra d'Autunno che accompagna sempre il mercatino della roba vecchia e dell'artigianato e delle creazioni personali e dei produttori. Dicevo, ci sarà anche la Sagra d'Autunno dove saranno allestite le nostre, ci sarà il gazebo dove distribuiremo le nostre frittelle, polente spezzatino e le castagne. Insomma, una bella, speriamo, domenica di festa in Rivarolo, finalmente di nuovo in presenza, che è la cosa che più ci è mancata in questo anno purtroppo. Speriamo nel tempo e venite numerosi, ecco, a Rivarolo. Saranno aperti anche i negozi, quindi al pomeriggio
quindi diciamo che può essere una bella giornata di festa anche da trascorrere in Rivarolo.